a tutti, oggi nuovo video di slime senza colla, solo con gli ingredienti. Vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale e attivare la campanella per richiedere video personalizzati e appunto sia altri tipi di video che i video slime con le vostre ricette, che mi dovete scrivere in un commentino qui sotto e di lasciare un bel like. E incominciamo subito. Oggi andrò ad utilizzare due ingredienti semplicissimi. Il primo è il sole, il detersivo per piatti sole che è gigante, e andiamo a metterne un pochino qui. E dopodiché vado a mettere un po' di zucchero. Come sempre sporco tutto. Può bastare tanto così. Lo inserisco e vado a rimescolare. Una volta fatto ciò, lascio questo composto un giorno in frigorifero e un giorno in freezer, quindi due giorni comunque, di cui uno in frigorifero e uno in freezer, e tra due giorni vediamo che cosa è uscito. Ed ecco qui lo slime finale. Gli ingredienti di oggi saranno il detersivo per i piatti Nielsen, il sapone per le mani, quindi è super semplice e partiamo subito. Vado a mettere un po' di sapone per le mani all'interno di un contenitore. E ne metto un po', poi vado ad aggiungere il detersivo per i piatti e incomincio a rimescolare. Mi raccomando, utilizzate movimenti molto veloci. Prima di continuare però volevo dirvi che se volete il vostro video personalizzato ed essere citati nel mio video, dovete iscrivervi al canale, mettere un bel like, commentare qui sotto e seguirmi su Instagram. Trovate tutti i link nell'info box. Ok, arrivato a un composto abbastanza geloso, lascialo in frigorifero per due giorni. Se vedi che il primo giorno non si addensa, mettilo anche un giorno in freezer e poi avremo il nostro slime. Ecco qui il nostro slime dopo due giorni. Il risultato sarà più o meno questo. Ricordo che se anche voi volete la vostra ricetta personalizzata, dovete iscrivervi al canale, mettere un bel like, lasciare un commentino qui sotto e potete avere la vostra ricetta di slime personalizzata essendo citate o richieste di altri video che farò. E ricordatevi di seguirmi su Instagram. Allora, la ricetta di oggi ce l'ha scritta Schumann Kaur, che ci dice di fare una ricetta con detersivo per piatti, pizzico di sale, fare a pezzettini la carta igienica e mescolare. Ti ringrazio tantissimo, ti mando un bacio per questa ricetta e partiamo subito.
Abbiamo qui tutti gli ingredienti. Oggi mi sono spostata in cucina a fare il video slime perché in cameretta ci sono i miei cani che dormono. E partiamo subito. Io utilizzo il Nielsen come detersivo. Di solito mi fa riuscire bene tutti gli slime. Poi andiamo a mettere un pizzico di sale. E poi appunto spezzettiamo la carta igienica e andiamo a inserirla. Voilà, e andiamo a girare il tutto. Armandoci di santa pazienza. Ok. Adesso, una volta unito tutto il composto, lo lasciamo riposare un attimo. La ragazza non me l'ha scritto, però solitamente io lo lascio sempre riposare. Quindi lo lascio riposare 5 minuti e poi vediamo il risultato. Ed ecco qui il nostro bellissimo slime. È davvero riuscito, è stupendo. E potete anche giocarci. Poi adesso è appena stato fatto, quindi risulta essere un po' più liquido, però man mano che passeranno le ore si solidificherà. Infatti questo è bellissimo e lo conserverò. Guardate qui che bello. Questa ricetta ha funzionato ed è uno slime super carino. Bravissima. Ringrazio appunto chi me l'ha consigliato perché è fantastico. Ora cerco di farvi vedere qualche ripresa dall'alto. Guardate, è davvero troppo bello, è venuto proprio bene. E ho già versato lo shampoo che mi interessa, che è questo qui, che è lo shampoo In Win, il solito shampoo che amo e che vi parlo e che vi nomino in ogni santo mio video slime. E poi il secondo ingrediente, che è un miracolo, è il borotalco. Ho visto fare questo slime su un canale spagnolo e volevo provarlo a tutti i costi. Quindi andiamo a versare il borotalco. Il borotalco fa da addensante. E ora andiamo a rimescolare. Visto che molti di voi mi scrivono che mi stanno lasciando le ricette, lasciatemele scritte sotto questo video, perché spesso mi mischiano tutti i commenti dei vari video e non riesco a trovarli. Sotto questo video lasciatemi tutte le vostre ricette, così le faccio. Verrò apposta a prenderle sotto questo video, così mi ricordo che sono qui, perché ogni volta mi lasciate un sacco di commenti giornalieri sotto a tutti i miei video e quindi i commenti anche dei video nuovi si perdono. Poi andiamo a rimescolare e si creerà una specie di prodotto molto denso. Quando abbiamo finito di rimescolare il tutto, lo mettiamo un giorno in frigorifero e un giorno in freezer e poi lo tiriamo fuori. Quindi finisco di rimescolare e poi vado a mettere il tutto in frigorifero e freezer. E voilà, ecco qui lo slime, è un po' ghiacciato però. Se questo video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale per richiedere le ricette personalizzate o in generale per richiedermi i nuovi video personalizzati e che farò il prima possibile entro una settimana. E lasciami un commentino qui sotto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!